ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se avrete visto il video precedente, vi avevo promesso una prova su strada della Turbo S. Oggi eccoci qui, siamo in una zona tra l'altro molto bella, dove posso farvi vedere un po' di accelerate, un po' di riprese 0-100, come si comporta nelle curve, e andremo a vederlo insieme. Quindi saliamo a bordo e non mi resta che farvi vedere come va questa macchina. Non ha senso, ragazzi, non ha senso, ve lo giuro. Più la provo, più la guido, più ci sto sopra, più mi rendo conto veramente che macchina, che Porsche ha tirato fuori. Secondo me veramente è la macchina, cioè definitivamente, tra spazio che ha dentro, 2 più 2, comunque in 4 persone ci si sta, bagagliaio, se si viaggia in due si ha anche il bagagliaio dietro, è veramente una macchina completa, trazione 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti, tenuta di strada fotonica. Adesso l'unico problema è che dovrò cambiare le gomme perché le ho già mezze mangiate, però diciamo che la tenuta di strada è veramente totale. Niente, saliamo a bordo e non mi resta che farvi vedere come si comporta. Storia, perché è una roba veramente imbarazzante, visto che roba. È un caccia, è un caccia. Come fischia le turbine qua. Visto sicuramente dal video del launch control che la potenza che viene scaricata, soprattutto il tastino, avete visto, ho schiacciato il tastino, tutta la potenza viene scaricata, quindi 650 cavalli, e ha un'accelerazione veramente da picchiare la testa contro il poggiatesta, e è devastante, devastante. Tiziano, che è qua con me, stava filmando durante, se le riprese sono un po' mosse ragazzi, perché durante la ripresa del
launch control, lui era messo un po' in avanti così, ha tirato una testata indietro, il cellulare gli è finito quasi in bocca. E quindi, no, veramente ragazzi, 0-100 in 2 secondi e 6 barra 7, non so, io non ho... Tra l'altro si può anche cronometrare, è qualcosa di veramente potente. Frenata, sta macchina frena veramente in un modo pazzesco. Ad alte velocità, ad altissime velocità, è molto molto stabile, quindi si può guidare veramente con una mano, tenere il volante fermo così. L'unica cosa che secondo me sopra i 3,20, sopra i 3,10 diventa un filino leggera davanti, ma questo è normale, è una cosa che succede soprattutto a tante macchine. Succedeva col 488, succedeva con la Huracan, però la Porsche la sento un filino leggera davanti, ma parliamo di velocità ragazzi che non sono raggiungibili, quindi il problema non ce lo poniamo. E niente, questa macchina è fantastica. Adesso stavo pensando anche, siccome è grigia mi piace, però volevo magari cambiare colore. Allora stavo pensando di farla un altro colore. Se vi venisse in mente qualcosa di figo, non tamarro, perché ovviamente sta macchina è elegante, quindi vorrei lasciarla tale. Ha già una pellicola che è il PPF completo, quindi sarebbe da mettere sopra il PPF. Se qualcuno di voi mi dà qualche consiglio nei commenti, lo accetto ben volentieri. Quindi non so, veramente non so di che colore si potrebbe fare. Adesso inquadro la macchina così la guardate ancora un attimo e mi dite secondo voi con le pinze gialle che colore potrebbe venire fuori. Bella, perché poi con i cerchi così, con il tetto, aspetta, giro la telecamera, con il tetto nero, vetro, finestrini neri, i dettagli neri come potete vedere davanti, prese da là davanti, il faro dietro mi è già arrivato, quello bianco, vedete che è rosso, secondo me bianco sta molto molto bene, quindi è già arrivato il faro bianco che andrà praticamente a essere lo stesso colore di questo e secondo me è molto molto bello. Bisognerebbe andare a oscurare questi due filino, senza fare cose esagerate, e lo stop dietro, anche perché quando freni in questa macchina, quando sei sulle luci di posizione rimane tutto illuminato, quando freni praticamente l'illuminazione finisce a metà, ne prende un pezzo sopra e la prosegue dall'altra metà, quindi rimane la parte centrale tra virgolette che rimane buia quando si frena, quindi rimane un pezzo qua e il proseguimento sotto. Quindi secondo me bianco dovrebbe essere molto bello, oscurando leggermente quello sopra, ma questo me lo dite nei commenti, che sapete che io li leggo, vi rispondo e soprattutto vi ascolto tanto, quindi questo perché molti di voi hanno buon gusto e quindi sapete sempre consigliarmi quando prendo una macchina nuova se dovessi fare qualche modifica. L'unica cosa che adesso non voglio fare e non farò, ve lo dico già, non che poi come la Huracan vi ho detto non metta lettoni, ma quello è successo perché mi era stato dato un alettone, quindi l'avevo messo, però su questa macchina non farò assolutamente lo scarico, anche perché uno non ha senso, due suona sì bene, leggermente un più di quello che suona adesso, e poi vado a perdere la garanzia Porsche, che assolutamente è molto importante avere la garanzia su certi tipi di macchine, e quindi è sciocco andare a perderla per fare un po' più di rumore. Ma oggi ragazzi non è il migliore, l'asfalto è bagnato, quindi non è tra virgolette il giorno migliore per provare bene la macchina. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, mettete like come al solito, seguite su Instagram e ci vediamo noi al prossimo video. Tra l'altro il prossimo video ragazzi sarà la consegna della nuova macchina di mia sorella, che quindi chi mi segue su Instagram avrà visto che mia sorella ha preso la macchina nuova, tutto a posto. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!